Vai. Ok, perfetto, eccoci qui. Allora, ieri abbiamo nuovamente shortato, quindi come ho detto qualche minuto fa, l'abbiamo rifatto e lo dico in questa maniera anche per farlo un po' ricordare, insomma, cioè è un indicatore, è un piano di trading che per quanto riguarda l'intraday, secondo me è molto buono. Ci penso ogni tanto, ragazzi, a questo indicatore e veramente sono contento di averlo pensato e fatto realizzare perché è un indicatore che va in ipercomprato o ipervenduto solo in determinati casi o determinate condizioni che sembrano essere quelle ottime. Ok? Quindi, siccome questo indicatore, mi ripeterò all'infinito, in giornate molto tendenziali, come è stato durante la BCE oppure come è stata in questa discesa, no? Dove vedete quanto sotto siamo andati alle Bollinger, in questa zona qui, addirittura sotto alle tre deviazioni standard, vedete che in questa discesa da qui l'indicatore, guardate qui, si addormenta, si appiattisce e non va a darci un ipervenduto, quindi non ci dice in questa zona long. Quindi il fatto di essere riusciti a farlo qua così addormentare, secondo me è notevole, perché in questa discesa qualsiasi oscillatore che mettiate nella MetaTrader, oppure non qualsiasi perché non li conosco tutti, magari ve ne siete costruito uno come questo qua o anche migliore, però in linea di massima ciò che viene offerto al popolo del trading sono degli oscillatori che comunque, chi più chi meno, se c'è un forte trend, parliamo di intraday, comunque graficamente una bella direzionalità come questa al ribasso, gli oscillatori che si trovano nel MetaTrader vanno in ipervenduto, ok? E quindi ci inducono comunque, quantomeno a livello psicologico, in tentazione di andare in contraria, di andare in long. E se voi riuscite a non fare andare in questa discesa l'indicatore in ipervenduto, difficilmente però vi andrà in situazioni tipo qua, su piccole, no? Qua dove c'era, si poteva comprare su questa Bollinger, come abbiamo visto l'altro giorno, con target qui, difficilmente vi farà prendere questo long da qui a qui, perché se non riesce l'indicatore ad andare in iper con questo pezzo di grafico, figuriamoci con questi pezzettini di grafico, ok? Mentre questo invece riesce a prendere proprio la frequenza giusta, quindi da lì anche l'idea di usarlo non solo per il contrarian ma anche per, come trend follower, perché se l'indicatore riesce ad andare in ipervenduto, ad esempio, allora vado in contrarian, ma su una discesa del genere, se riesce ad addormentarsi e basta, è chiaro che questa sia un'indicazione di salute del trend ribassista, perché se non va in iper vuol dire che può continuare. E ripeto, una giornata su tutte, e questa qua della BCE dove vedete, l'ho già fatta vedere più volte, però a parte questo pezzettino qui, ma comunque qui non ci va, dopo, su tutta la discesa, non è mai andato l'indicatore a toccare il primo livello verde che avrebbe detto siamo in iper venduto. Okay? E quindi quando ci va, ovviamente usando il contrario, diciamo, no? Se non fa quello che deve fare, estraiamo delle info, perché ieri, nel momento in cui l'indicatore andava qui in iper venduto, iper comprato, scusatemi, quindi chiamava una vendita, noi avevamo l'indicatore che andava a dare un eccesso, chiamava short, però il prezzo era qui. Se ci facciamo caso, effettivamente, dopo che l'indicatore è andato in iper comprato, il prezzo poi è sceso e ha ritestato la mediana. Quindi, di nuovo, al solito, no? Se qualcuno su questa accelerazione ha shortato qui perché notava questo eccesso e ha puntato alla mediana, ha fatto un errore? No, al massimo ha fatto del trading aggressivo, ma ci sta, okay? Anche perché, voglio dire, poi ha sfiorato la Bollinger, la prima Bollinger di un peletto, okay? Quindi ci stava questo trade, okay? E quindi di nuovo, bravi a chi lo ha fatto. Io però poi ho passato quello ufficiale, nel senso che quello ufficiale comporta la presenza o in simultanea, così ci togliamo i dubbi, o anche in
leggera, diciamo, differita dei due segnali. Cioè, se qui va in iper comprato e il prezzo andava anche sopra la Bollinger, era più evidente per tutti lo short, ed era uno short, ok? Ma se invece l'indicatore qui va in iper e il prezzo solo dopo va anche lui, diciamo, in eccesso, no? In iper comprato, perché siamo sopra le due deviazioni e poi è andato anche sopra le tre deviazioni, ecco, anche se arriva dopo, il segnale è comunque buono, a patto che da questo punto, diciamo X, da questa zona X, che cosa non deve capitare? Che arrivi sull'indicatore vol box, vol, per completare il suo nome perché è compreso di Bollinger, non arrivi un segnale long. Ok, un segnale long quando è che arriva? Così ripassiamo di nuovo tutto, poi vediamo dove siamo entrati e dove il sistema faceva uscire. Allora, noi quando il prezzo arriva, cioè l'indicatore arriva qui in zona 71, noi diciamo l'euro-dollaro è forte, ma essendo l'indicatore anche sopra alla prima Bollinger, diciamo è così forte da essere in eccesso ed è vendibile, e quindi infatti da qui poi è sceso. Noi per prenderlo avremmo anche avuto bisogno del prezzo là sopra. Però ripeto, se qualcuno ha shortato qui, bravi, ok? Invece nel momento in cui l'indicatore giallo, il vol box ball, tocchi qui la linea del 71, ma non tocchi più la linea rossa, allora noi diciamo che è forte l'euro-dollaro, ma non così forte da essere venduto. Quindi si può anche comprare, ma dov'è che lo andiamo a comprare, quindi che arriva un segnale contrario allo short e quindi un segnale long? Se da dopo questo pezzo qua dove ho messo la freccia l'indicatore fosse sceso in zona 50, avesse fatto qui il pattern che sapete, ok? E quindi avesse fatto sulla zona 50 una piccola inversione, quantomeno a V, allora noi avremmo avuto un long, ok? Però questo non è capitato, ok? Quindi è vero che qui non era più in eccesso e anche qui non era più in eccesso. E quindi questo poteva farmi pensare a che cosa? Al fatto che nel momento in cui l'indicatore fosse ritornato in zona 50, forse il punto più vicino è questo, ok? Allora qui in questa zona andava subito chiuso lo short. Però in questi due punti qua, anche se non è andato più in eccesso, comunque non ha mai dato sotto il long. Quindi l'unica operazione che era in corso era lo short, derivante da questo eccesso, che si completava con il prezzo che arrivava sopra alle due deviazioni standard. Quindi noi qui abbiamo fatto il primo short. Tra l'altro era in concomitanza con l'uscita di un dato macro americano, se non ricordo male. Ma a grandi linee, a parte il rispetto che dobbiamo portare maggiormente ai non farm payroll e alla BCE, i tassi, gli altri dati macro, ragazzi e ragazze, non che non vadano considerati, perché c'è sempre questo 10% di fondamentale, no? Come dico, che bisogna ricordarsi di usare, però si può anche non guardarli, okay? Nel senso che comunque i giochi si fanno per altre ragioni. Quindi all'interno di un mese ci sono quei 25-30 dati macro importanti, dei quali veramente importanti sono due o tre. Gli altri 20 sono delle scuse per andare a prendere degli stop loss o per insomma, portare l'euro-dollaro in certi pezzi di grafico, ma poi neanche per mantenerli in quelle zone. Okay? Quindi possiamo un attimino non considerarli oltremodo, diciamola così. E quindi niente, noi sulla fine ieri, quindi ritornando a noi, abbiamo visto qui l'eccesso. Dopo un po' l'eccesso mollava in queste zone, però non arrivava il segnale contrario sulla linea del 50, e quindi noi qui abbiamo shortato. Poi, morale della favola, è una situazione dove noi shortiamo lì e abbiamo shortato anche 15 pip sopra. Quindi ieri noi abbiamo shortato a 35, ho passato l'ordine a 35 il primo short, dicendo attenzione che se arriva in altre zone andremo ancora a shortare, e quindi abbiamo shortato poi a 49. Quindi abbiamo fatto questi due short. Poi da lì, ragazzi, interviene o la gestione personale, che può essere molto stretta per abbassare decisamente il rischio,
si può condurre il tutto come da sistema, nel senso che è ovvio nel momento in cui ho già due ordini short e siamo più abituati ad averne tendenzialmente solo uno, no? Allora quando mi ritorna giù qui posso chiudere lo short più basso e l'altro metterlo a pari, splittarlo, eccetera, cosa che ho fatto io. Però da gestione, da trading system, il sistema ha letto benissimo le dinamiche, perché poi sulla fine il primo short e anche il secondo avevano target la mediana. Quindi questa è l'operazione. Ok? Altre cose da dire in merito all'indicatore, questo qua non ce n'è. Anche qui, di nuovo, una piccola accortezza, perché questo indicatore qui va a vedere va a vedere, va a guardare l'euro-dollaro sotto alcuni aspetti che non sono osservati dalla maggior parte delle persone che fanno trading. Scusate solo un secondo, arrivo subito. Indicazioni che bisogna tenere a mente è che i massimi, piuttosto che i minimi, sono battuti con una frequenza bassa. Mi spiego meglio. Sono battuti per poco tempo, no? Qual è la caratteristica di un massimo? Che si sta sul massimo pochissimo tempo, a volte frazioni di secondo, okay? Quindi se la zona massima è, che ne so, tra 1,29,40 e 1,29,50, per dare due numeri solo per spiegarmi, a 1,29,40 e poi si è scesi a 1,29 per dire, no? A 1,29,40 magari passano, che ne so, ancora 5.000 lotti. A 41 ne passano 4.000, a 42 di meno, a 45 di meno, magari a 1,29,50 se è il massimo, magari sono riusciti a passare 10 contratti, ok? Quindi perché questo? Perché a 1,29,50 magari si è stato una frazione di secondo che c'è stata la possibilità solo di fare sul futuro questo scambio, questa transazione, e poi è subito invertito. Poi mentre magari ritorna giù aumentano 2.000, 3.000, 10.000. Però proprio sul massimo è questa la caratteristica, di stare tac, pochissimi secondi, e idem sul minimo. E questo indicatore di nuovo ci fa notare queste cose, perché se io guardo su questo minimo, vedete l'indicatore? Ha fatto questo discorso qua, no? Anche qui. Mentre anche su questi massimi è stato poco tempo, no? Su questi massimi qui è stato tanto tempo, vedete l'indicatore? Che non andava in iper perché non toccava la zona rossa e stava su un livello 71, che vuol dire forza, per parecchio tempo. Quindi questo non so se dipenderà da questa cosa o da che cosa, però fa sì che difficilmente questo sia il massimo. Infatti il prezzo è sceso, poi ha accelerato per andare a riprendere questi massimi. Quando ha ripreso questi, cioè a riprendere il massimo, i massimi precedenti. Però guardate poi la dinamica, vedete? Cioè questa dinamica è ben diversa da questa. E infatti poi questo massimo qui è stato pian pianino abbandonato e non più ritestato. Quindi se questi massimi, io vedendo questo vi posso dire che va giù, ma può ritornare su a fare doppio massimo o anche massimo più alto, da dopo che ha fatto questo qua, e fa così l'indicatore, vi dico, tracciatevi mentalmente una tendenza ribassista. Cioè aspettatevi una discesa, un respiro, che però produrrà questo respiro un massimo decrescente rispetto al massimo che quando è stato battuto aveva l'indicatore di frequenza disegnato così. Quindi questi sono tutti accorgimenti importanti da tenere a mente. Okay? Comunque, l'operazione, quindi shortato 35, shortato 49, la zona era 50, ma vedevo che batteva il 50 proprio con, cioè quando sono lì che vi dico, ieri cosa vi dicevo? Attenzione ragazzi, perché shorterei a 50 o anche un po' superiore, però poi vedevo che quando toccava il 50 prendeva la scossa, ad un certo punto ho detto io vado short e l'ho passato, no? Proprio per quel motivo. Comunque all'incirca, a parte quando ci sono i dati macro che ho detto prima importanti, BCE non farm, e i tassi, ogni 15 pips buttargli dentro un ordine è corretto. Quando siamo sulle Bollinger qua del prezzo, quindi in eccesso, è l'indicatore andato in eccesso, ok? Target la mediana.
Oppure nel momento in cui arrivi l'indicatore sulla mediana sua, quindi livello 50, può essere anche il target o comunque almeno stop a pari. Quindi niente, di nuovo ieri l'indicatore ha funzionato bene, a tal punto che poi ho lanciato l'idea di fare un trading ulteriormente più tranquillo, come dire, come idea all'interno del nostro mese, all'interno del nostro mese decidere di usare questo piano di trading tutti i giorni, tranne durante la BCE soprattutto e magari durante i non farm. Anche se, ripeto, sulla BCE non ha dato segnali ufficiali e invece sui non farm aveva dato il segnale ufficiale short, perché se noi andiamo sui non farm l'aveva dato, quindi non che non l'aveva dato qui, perché qui è andato in eccesso e l'indicatore era già in eccesso da prima. Vedete anche qui, no? L'indicatore era in eccesso ed eravamo su questi massimi, non toccava la Bollinger, però il prezzo è stornato fino alla mediana. Però, e quindi se qualcuno ha fatto quella, bravi. Però il segnale ufficiale era sopra la Bollinger del prezzo, tra l'altro di nuovo l'indicatore era sopra la Bollinger, short target la mediana. Però il problema è che se poi continuava a salire, cosa faccio? Vado a piramidare ogni 15 oppure un po' di più? E soprattutto, se poi si addormenta, discorso che abbiamo fatto prima di partire con questo video, e vi ho detto tutto, ok? Però a parte quelle 2 giornate, che comunque l'indicatore può essere utile perché ci dà delle indicazioni, come sistema usarlo tutti gli altri giorni e non in quelli, secondo me è un'idea ottima, perché tra l'altro l'euro-dollaro ha proprio questa caratteristica che, insomma, il contrarian è l'idea vincente per tradare l'euro-dollaro, ok? In intraday, ovviamente ragazzi, poi se uno ha un'ottica di porto l'euro dollaro 1,10 o 1,60, vabbè, allora lì sta in trend, va bene. Però per l'intraday, secondo me, meglio il contrarian su euro dollaro. Su altri strumenti, invece, magari è meglio andare in breakout, ok? In ogni caso, noi ci difendiamo anche eventualmente in breakout perché c'è Fra che ci passa i suoi segnali in breakout e quindi quando volete, come ieri ne ha passato uno buono, insomma, potete seguire me e lui, entrambi, nessuno, fate quello che volete, insomma, noi vi condividiamo quello che facciamo. Detto questo, sotto all'indicatore Ball Box Ball c'è sempre anche lui, però il fratello, come dicevo ieri, che ha di nuovo belle caratteristiche, una su tutte. La caratteristica migliore è proprio quella di non andare a vanvera in ipercomprato o in ipervenduto. Quindi quando ci va il segnale è da seguire, ok? Nel senso che nel momento in cui già l'indicatore vada sopra la linea dei 70, già comincia a dirci che la giornata è più da vedere in short. Nel momento in cui l'indicatore vada anche in zona 90, siamo qui più o meno, ok? Ci conferma l'idea di uno short, ok? E quindi ieri era alto e quindi confermava. Oggi è di nuovo parecchio alto, quindi abbiamo già fatto le nostre analisi. In realtà adesso, mentre parlavo, si è ulteriormente creata una nuova dinamica, che è quella di avere questo qui sopra i 90, questo qui a ridosso del livello iper, diciamo così, quindi è chiaro che noi sappiamo già quello che andremo a fare, soprattutto se arriverà di questa mattinata, cioè se il prezzo pian pianino salirà e andrà sopra la Bollinger, per me scatterà il segnale ufficiale short, ok? Quindi è molto facile, vedete, il piano d'azione, ok? Nel momento in cui gli indicatori sono messi così, noi sappiamo già che abbiamo in testa di fare uno short. Se qualcuno avesse anche di suo un'idea short, che cavolo ne so, più aggressiva, traccio questa trend line per dire, no? E su un retest qui e falsa rottura rientro, vado short, va benissimo, no? Non è un segnale per me ufficiale, ma se qualcuno lo fa, gli vado a dire che ha sbagliato. No, gli vado a dire che ha aggredito molto l'euro-dollaro, ma ci sta, ripeto, ok? Io invece aspetterò il livello qua. Se arriverà qui con questi indicatori messi così, e beh, non potrà che scattare l'ingresso short. Parlando di questo indicatore qui sotto, che ripeto, vedete, non è che sia poi così differente da quello sopra, anzi, guardatelo in questo pezzo, e in questo pezzo sono, non dico identici, ma molto molto simili. E insomma, sono fratelli, diciamo così, no? E quindi
va a leggere ancora la dinamica sotto un altro punto di vista che però ha la stessa logica, quindi anche questo indicatore qui sotto, ripeto, ieri andava qui e quando andava qui avevo fatto notare a chi era in trading room perché era ancora meglio lo short, semplicemente osservando. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo guardato lo storico e abbiamo cercato l'indicatore in questa situazione a più 90, cioè in zona 90. E cosa capitava tutte le volte, ed è capitato anche ieri, quando l'indicatore andava in quella zona, che sulla fine poi il prezzo scendeva. E quindi vado indietro, alzo un po' questa finestra per focalizzare meglio questo indicatore, e vedete, già quando arriva in zona 70 già chiama uno short, ma anche proprio come tema di giornata, che poi infatti dopo è arrivato. Quindi anche qui sono qui, quello sopra non dava eccesso sulla Bollinger, questo qua lo dava, sono là sulla Bollinger, è così sbagliato fare uno short là? No, perché tra l'altro c'era anche quell'indicatore di correlazione che spero la prossima settimana sia finito in termini visivi e quindi facilissimo da usare per tutti quanti. In questa giornata non andava, sfiorava il 70 ma non lo toccava, quindi giornata per lui neutra e via di seguito. In questa giornata qui toccava già nella mattinata il 70, lo ritoccava in più tarda mattinata e poi sulla fine il mercato è sceso, anche qui pullback della mediana e questo di nuovo lì. Quindi ripeto, come indicatore anche discrezionale vi dà un'idea, se è più alto attenzione ad andare long e viceversa. Qui sui non farm di nuovo è andato alto e ha chiamato poi uno short, e quindi sono indicatori che secondo me per l'intraday sono ottimi. Qua di nuovo nella BCE questa è la cosa più interessante che ci sia da dire, che la logica che sta dietro a questo o a questi due indicatori è quella di non permettere all'indicatore di andare così facilmente in iper, quindi mega discesa e guardate l'indicatore, non riesce neanche ad avvicinarsi alla zona 30, neanche ad avvicinarsi, ok? Mentre la mattina riusciva a rompere tranquillamente la zona 70, chiamando uno short. E questo è molto interessante, perché poi in giornate neanche così volatili, vedete come quasi va da 90, comunque per tutto il giorno, già da qui, stava sopra i 70, e gira, rigira, quando io ho una situazione del genere, o questa, ragazzi, shortare sopra le tre deviazioni standard, qua, qua e qua, tre deviazioni su Bollinger settata 1440 sul time frame a un minuto, ecco, quegli short per l'intraday sono operazioni ottime da fare, assolutamente, che hanno un vantaggio statistico. Qui toccava il livello 30 e quindi di nuovo nel momento in cui abbiamo toccato il livello 30 e siamo sotto la Bollinger a 2, non è arrivato alle 3 deviazioni, da qui avere un'ottica long, ok, fino alla mediana eccetera, e di nuovo un'idea statistica ad alta probabilità e via di seguito. In questa giornata è neutro, non va a ridosso di nessun livello estremo, qua andava di nuovo alto e chiamava lo short e così via, insomma, ragazzi. Quindi unendoli secondo me è interessante, perché non sempre i due daranno lo stesso segnale, nel senso che ad esempio in questa giornata usando solo l'indicatore solito noi non avremmo avuto questo qua, dava il long da qui, no? Mentre questo qua da qui, vedete, era distante dalle Bollinger, quindi e anche dopo non dava mai il segnale long, anzi lo dava short l'indicatore, e vi faccio di nuovo notare questa particolarità, cioè qui l'indicatore è molto sopra la zona rossa, no? Le sue Bollinger, però io per shortare aspetto la prima Bollinger lassù. Ma se qualcuno mi dice io ho shortato sulla mediana perché vedevo questo e sapevo, Fabri, perché l'hai già ripetuto un milione di volte, che ero consapevole del fatto che non avrei ambito chissà quale operazione, chissà quanta strada da prendere, ma qui io ho shortato per a più 5 mettere almeno a pari, per dire, o prendermene 5-10 o quello che è stato, non so di quanto abbia stornato dalla mediana, stornato di 10, ecco, quindi per farmi una scalpata va bene, ok, ci mancherebbe, ripeto, lo dico ogni giorno, però il segnale ufficiale sarebbe scattato quasi da qui, bastava andare là sopra e il target della mediana era preso. Poi l'orario non mi avrebbe fatto passare il segnale, perché l'orario è sempre molto importante.
Però con questo qua sotto, qui sotto c'era anche il long, ad esempio, e via di seguito. Quindi uniti insieme sono interessanti, quando sono molto simili, ovviamente. Quando questo già qui da, ci parla di short, quando questo va anche sulla, sulla Bollinger alta e questo è ancora alto, ci parla ulteriormente di short e siamo sulla Bollinger, si short, primo target la mediana. Questi sono i trade che passo ufficiali e sono, secondo me, veramente a basso rischio. Quindi, di sicuro il guadagno non è garantito, no? Ne parlavamo scherzando ieri che sicuro è morto in borsa, però insomma abbiamo un forte vantaggio statistico, quello sicuro. Anche qui per tutta la giornata è stato altino, quando andiamo sopra le Bollinger uno short viene richiamato, qui viene di nuovo richiamato, non dall'indicatore Volbox, questo qua sopra, perché vedete a parte un po' qui, però dopo non tocca mai la, la Bollinger d'eccesso. Mentre addirittura qua va a 90 e siamo più o meno qui. Quindi, e qui rimane sopra i 70, quindi questo di nuovo è un respiro da poter shortare, magari con questa tendenza, no? Tutta questa zona qui, piuttosto che anche questa, se ve la shortate, sbagliate? No, però state facendo qualcosa di più aggressivo. Io avrei shortato sopra la Bollinger qui, qualora questo fosse andato anche di sopra. Però il non andarci di un pelo comunque già dà un'ottima indicazione, ok? Quindi in discrezionale un po' più aggressivo la si può fare. E via di seguito, ragazzi, quindi abbiamo capito, vediamo ancora una giornata tendenziale per farvi vedere che entrambi gli indicatori difficilmente vadano in iper venduto, iper comprato. Anche questa che è abbastanza lunga, quando poi il prezzo è sceso, sì, l'indicatore qui è diventato verde, per carità, ma non era sulla Bollinger e qui non ha toccato neanche il trend. Poi l'indicatore diventa verde, siamo parecchio sotto le Bollinger, un rimbalzo è legittimo, però ufficialmente non è entrato nessun segnale, diciamo, pesante. Invece la mattinata c'era qua sopra le Bollinger, qua sopra la Bollinger, questo era ancora basso, però c'era già il segnale da lassù. Quindi ultimo pezzo di grafico un po' tendenziale, poi mettiamo un attimino in pausa e vedete in questa giornata tutto il giorno scende, però né questo, qua non va in iper venduto neanche qui e neanche qui, e quello sotto non va mai a toccare i 30, quindi è una situazione dove non mi dice di andare long, quindi potrebbe essere una situazione dove mi dica di andare short, ovviamente, perché se non entra l'iper, qui è entrato ad esempio, e il prezzo sostanzialmente ha rallentato, più o meno fino alla chiusura è ritornato dove poteva esserci il primo segnale, anche qui ha toccato e così via. Va bene, direi che dovrebbe essere chiara la situazione, adesso l'euro dollaro sta un po' salendo, andiamo a vedere se ci sarà la possibilità di shortarlo, anche in questa giornata è sempre stato alto e l'euro dollaro è sceso, vediamo ancora se c'è una giornata. Adesso qui poi ha rimbalzato l'euro dollaro, ma comunque tutta questa discesa non ha mai fatto andare nessuno dei due indicatori in zona di rimbalzo, quindi non ci fa entrare così alla cavolo in controtendenza, ma in maniera intelligente. Ecco, questa giornata qui ad esempio, guardate, l'indicatore qui non è mai andato a dirci short, mai, per tutto il tempo. Quello sotto ci diceva short forte, ma fino a qui. Quindi guardate come ha funzionato bene, perché da qui, che sarebbe più o meno questa zona, dove noi su questa sparata d'eccesso con l'indicatore che mentre stava arrivando la sparata era alto, uno short ci sta. Però poi quando l'indicatore esce sotto 70, si neutralizza la possibilità di andare short. E guardate, mentre il prezzo saliva, lui stava sotto i 70. E l'altro non si avvicinava, o comunque si avvicinava, peraltro si avvicinava alla Bollinger, l'indicatore, ma l'indicatore non andava a prenderla, quindi in questa giornata non ci dice short, la giornata è salita poi per tutto il giorno sulla fine, quindi non ci fa andare in contraria così tanto per, e quindi quando ci dà il segnale, ecco un'altra giornata, allora ragazzi, e concludo con questa giornata del 5 di agosto, allora il segnale è molto buono, perché è un indicatore che di fronte
ad un crollo che partiva da qui, arrivava qui a 65 pips circa, che non è poca roba oggigiorno sull'euro dollaro, in 65 pips non è riuscito né il primo in nessuna zona ad andarci a dire long, e neanche il secondo non ci ha mai detto long, ok? E quindi nel momento in cui ci vada, vediamo il giorno prima, è un segnale. Fra? Sì, sì, prego. Presidente Long, passalo pure. Sì? Se tra 15 secondi si chiude, ma dovrebbe darlo comunque in questo modo la candela, entro long al solito un pip più spread del massimo della candela che si sta chiudendo. Perfetto, quindi long, la tecnica baricentro che ci segue qua, sì, sopra questa candela 15 minuti, stop loss un pip sotto la stessa candela. Ok. Perfetto. I flussi sono long, non è, diciamo, altre cose in questo webinar, l'abbiamo già dette comunque tutta la mattinata, quindi prepariamo gli ordini e stiamo attenti, ripeto, si può mettere in macchina, attenzione, ha detto una cosa importante, la ripeto per i nuovi, un pip sopra più vostro spread, ok? Quindi occhio ad aggiungere lo spread, perché altrimenti vi esegue in un momento in cui non dobbiamo essere eseguiti, ok? E poi un pip sotto di stop, ok? Va bene, Fra. Seguicela. Sì, sì. Aspetta un secondo. Seguicela tu un attimo, ok? Grazie. Sì. Primo target, di nuovo, abbassiamo il rischio, a più 7, più 8, più 9, siamo pronti a mettere almeno pari. Ok. Sì, sì, sì. Vediamo qua la situazione, abbiamo il giallo e il rosso bassi, quindi è del tutto legittimo che possa andare su il blu che è l'euro dollaro. Ne riparliamo dopo di questo. Allora, per concludere, quindi dicevo, se il giorno prima in 65 pips non è riuscito ad andare, scusate che c'è il rumore forse tra del microfono. Ok, ti ho messo un attimino senza la voce, Frank, facciamo un po' di rumore, finisco solo il webinar. Scrivimi su Skype se ci sono delle novità. Intanto il segnale, occhio che sta entrando. Allora, ripeto, solo così facciamo una cosa a volta, concludiamo qui, poi seguiamo quel trade. Allora, in tutto questo pezzo di grafico non è riuscito ad andare in iper, in ipervenduto, scusatemi, cioè in eccesso di vendite, che chiamerebbero un rimbalzo, né uno né l'altro. E quindi quando ci va, in realtà tipo il giorno prima, adesso lasciamo stare l'orario perché era il segnale più vicino che c'era, quando invece ci va qui, ad esempio questo, e siamo sulla bowling a tre deviazioni, chiama assolutamente a livello statistico con alta probabilità un buon rimbalzo fino alla mediana. Finito. Poi alla mediana uno tiene, se ha ambizione di andare chissà dove, altrimenti chiude tutto, splitta, però non perde più. Okay? Qui non c'è stato l'indicatore sotto, perché quando poi ci sono entrambi sicuramente la situazione può essere ancora più interessante, come in queste situazioni che vedete, insomma, già da qui, insomma, è ottima, e via di seguito. Ok, io direi che siamo a posto, li abbiamo fatti vedere tutte e due e abbiamo di nuovo evidenziato il discorso. Chiaramente, ad esempio, qui era a volte vedete questo diceva long e poi questo qua diceva short. È chiaro, bisogna cercare l'armonizzazione, però questo qua sotto è più da tema di giornata. Infatti, comunque, anche se diceva long qui si può prendere, o qui poi sarà uscito un dato macro sull'accelerazione, si può riprendere anche qui, gira e rigira, poi siamo ritornati a casa sulla mediana. Ok? La mediana è sempre un buon target, sempre, perché lavoriamo dalla parte bassa del canale verso il centro e viceversa, con l'idea della distribuzione normale, che però non è sempre presente, ma questo indicatore ci fa notare molto bene, perché, ripeto, se i mercati fossero sempre normalmente distribuiti, allora noi avremmo sempre da dover comprare sotto le Bollinger per ritornare alla mediana, ma in realtà i mercati non sono sempre normalmente distribuiti, altrimenti basterebbe comprare sempre sui crolli e vendere sempre sulle salite, ma soffrono i mercati tutti, noi adesso qua abbiamo l'euro-dollaro, ma tutti i mercati soffrono di un'anomalia che avevo già scritto e detto, che si chiama trend. Quindi da qui con le Bollinger compro magari, ma grazie oggigiorno a questi indicatori,
entrambi che non vadano invece a dirmi di comprare, allora io non compro. E addirittura abbiamo sviluppato anche l'idea di seguire in trend, cioè ci beccano anche l'anomalia che si chiama trend, perché in tutta questa discesa non andavano mai a dare linea verde, quindi long, e quindi viaggiando sotto anche alla mediana ci segnalavano forte trend ribassista. Quindi questo è il fatto. Lasciamoci con la giornata di oggi, che ripeto è parecchio tesa qui e abbastanza anche già tesa qui, quindi se arriviamo lassù è uno short. Colgo l'occasione per dire che se volete armonizzare le vostre strategie a questo studio mio, va bene. Lo dico proprio perché in questo webinar è intervenuto il segnale di Fra, no? Così facciamo anche questa specifica. Allora, Fra ci passa dei segnali che ha studiato per noi, ha testato per noi e funzionano bene. Hanno alcune caratteristiche, una, la più importante, è quella che tutte le operazioni che passa Fra vadano fatte. Perché se ci mettiamo a sceglierne una sì e una no, ok, potremmo scegliere sempre quelle giuste e lasciare quelle sbagliate, e complimenti, però potremmo anche essere un po' sfortunati e scegliere solo quelle sbagliate e perderci quelle buone. Quindi se si decide di seguire Fra, si devono fare tutte. Lui per tutte sono quelle negli orari che sappiamo già, dalle 8:30, 9 di mattina fino alle 16:30. E si fanno tutte, come già ho detto. E sono un'idea diversa da questo che vi ho presentato, che stiamo già usando, ok? Quindi, per cercare di armonizzare il tutto, o le strade sono due, o sempre unite i segnali di Fra a questi studi, ok? O non lo fate mai e usate Fra indipendentemente da quello che vi dica questo, o che vi dica io se arriva all'operazione. Quindi, in poche parole, la strada che segue Fra e basta, adesso ha fatto un long, ok? Metterà lo stop loss, eccetera. Se viene preso e arriverà poi un altro segnale long, lo rifarà. Se arriverà un segnale short, lo rifarà, le farà tutte, e ha il vantaggio statistico nel farle tutte. Con, tra l'altro, come abbiamo già spiegato, una leggera martingala, e vi ho già detto nel sito come debba essere impostata una leggera martingala. Quindi, una strada, chiamiamola 1, seguo Fra indipendentemente dal tutto, le faccio tutte. L'altra strada, la seconda, è armonizzo quello che dice Fra alle mie personali idee, dove le mie personali idee, non di Fabri, mie utente che seguo, oppure le armonizzo sempre a questi due indicatori se mi hanno dato l'idea di essere affidabili. E quindi in questo caso, ovviamente, nel momento in cui arriva un segnale long e ho questo indicatore che viaggi sopra il 90, non lo vado a prendere, però non lo vado a prendere mai, ok? Quindi attenzione, intanto non è che avrà sempre ragione questo indicatore, no? Ovviamente, quindi facendole tutte si ha il vantaggio statistico nel seguire Fra, ovviamente, però ecco, da adesso in avanti, se decido di seguire il long di Fra per oggi e sempre li passa con questo qua, non ne vado a seguire neanche uno. E poi immancabilmente, perché la perfezione del 100% non ce l'ha nessuna, magari due volte mi salva e dico, ah, meno male che l'ho armonizzato, eccetera, e poi la terza volta, sempre con l'indicatore qui, comunque si farà una sparata prima di poi crollare, però la sparata se la sarà presa Fra e avrà recuperato le altre perdite. Quindi spero di aver un attimino un po' spiegato il quanto. Ok, quindi ti passo un attimino di nuovo la parola Fra. Visto che ripeto, segnali passi tu, quindi tu facciamo così, Fra, tu che cosa fai? Anche se lo so già, però così lo dici e spieghi ancora diversamente quello che ho detto io adesso. Cosa faccio? Ah, come mi comporto? Per esempio, ieri hai visto, eravamo long, è arrivato dal wall box il segnale short. Quando cominciavo a vedere che cominciava a tentennare alla risalita, ho preferito chiudere. Cioè, proprio per permettere, diciamo, non solo diciamo lo schema fisso del metodo, ma applicarci anche un pochino del nostro, visto che siamo qui davanti al computer, no? Chiaro, però tendenzialmente tu segui tutti i tuoi segnali
quasi mai li vai a armonizzare solo quando magari devi prenderne profitto, però qua il long lo fai Esatto, perché c'è il segnale. sì. Ecco, quindi tu separi le due cose quasi Sì, sempre, insomma, no? Esatto. poi una Poi, volta che sono dentro valuto ovviamente. esatto, perché certamente come ieri che eri in profitto di 15 pips, se non ricordo male. Siamo arrivati a più 24, poi tornata indietro a più 15 l'ho presa io. Esatto, perché poi c'era la dinamica che tra l'altro le hai prese ti sei messo short, quindi collimavano le due cose, no? Sì. Ok, quindi per uscire ci mettiamo questa idea qua, ma per entrare tu entri sul baricentro e quindi le fai Perché per tutte. esempio avevo il target sul pivot, infatti pensavo di chiudere tutto, mancava poco, ho detto ora arriva sul pivot, chiudo tutto. Poi ho visto che ha cominciato a tornare indietro, il segnale del wall box è forte, ho detto intanto prendiamo questo, poi sul pivot Esatto. ci si va domani. Esatto, perfetto. Va bene, quindi abbiamo registrato l'operazione di ieri, abbiamo detto questa cosa qua che è importante e basta, insomma. Boh, va bene così. Quindi io adesso, ripeto, continuo a seguire. Qui sicuramente sta viaggiando una zona molto tesa e qui ha toccato o non ha toccato? Da lì a breve avremo l'indicatore che ci plotta le frecce, così non ci dobbiamo spaccare gli occhi per capire se abbia toccato o no. Secondo me comunque è una zona, cioè è short ragazzi, se va sulla bollinger alta, ok? Secondo me se sale il prezzo di 15-20 pips e siamo qui in questa zona qui, per me uno short è da provare con un ritorno alla mediana, perché qua comunque direi che ha toccato, ok? Quindi questo è il quadro. Sì, assolutamente Pietro, adesso glielo chiediamo, anzi ci voleva già lui dire, direi oggi grazie, va bene così, interrompi pure la registrazione, adesso poi proseguiamo un attimino.